Ste, è andata allora? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È stata dura. È stata dura, sì. Sono stati solo 3 giorni, ma molto intensi. Estremamente intensi, soprattutto tutta la preparazione che c'è stata prima. Abbiamo provato a fare qualcosa che valorizzasse il territorio e che fosse ovviamente aperto al più vasto pubblico possibile. Per questo un festival internazionale, esatto. No? Essendo una prima edizione abbiamo fatto tutti eventi gratuiti aperti, sì, al pubblico, perché l'idea era appunto quella di rendere il più fruibile possibile. Siamo partiti col pre-festival il 4 ottobre alla piccola carrozza della funicolare, cercando di legare anche 2 realtà diverse come il cinema e il fumetto, esatto, per poi giungere ai 2 giorni più intensi di proiezioni qua al teatro. Quando siamo arrivati al teatro è stata un'emozione grandissima. Abbiamo lottato tanto per avere il teatro come location del nostro festival. Fare il cinema a teatro è una realtà. Esatto, una anche questa è stata una scommessa. Pur essendo una prima edizione, siamo state felicissime di vedere che ci sono arrivati in concorso 254 cortometraggi da ben 32 paesi. Esatto, 32 paesi nel mondo. E di cui ne abbiamo scelti 24. Grazie a Orvieto Cinema Fest di averci chiamato. So che hanno provato a chiamare Carlo Conti, eccetera, però alla fine, quando si può avere il top, perché rinunciare, giusto? Eh sì, quindi ci è toccato essere qui, ma noi siamo comunque felici, ce la metteremo tutta, vero? Bene, grazie. Buon Orvieto Cinema Fest a tutti. Un festival dei corti, perché Orvieto Cinema Festival duri il più a lungo possibile. I film erano bellissimi. È stato difficile operare una scelta, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. I cortometraggi sono molto validi, se ne vedranno delle belle, e inoltre abbiamo scelto un cortometraggio che secondo me piacerà molto a tutti. Questa manifestazione è bellissima e che dire, queste ragazze sono bravissime e hanno dato veramente tutto, e la manifestazione è bella, organizzata veramente molto molto bene. Grande livello, e poi oggi ci siamo riuniti, eravamo d'accordissimo su molte scelte. Abbiamo molti ospiti, quindi è un successo anche questo, perché il festival buono è quello che porta gli autori, e quindi oggi di nuovo in sala, e stasera sapremo chi ha vinto. 1, 2, 3, Orvieto Cinema Fest. Abbiamo avuto ospiti stranieri che sono venuti al festival, questo è un obiettivo raggiunto molto importante per noi, essendo la prima edizione. C'erano corti di varie nazionalità, dall'Iran, sì, a Israele, Stati Uniti, Paesi Bassi. Comunque avere in sala un regista israeliano è stato molto importante. The film basically is about a soldier who was supposed to stay in the weekend in the base, and at the last minute is given a chance to go home with the rest of the platoon. Lunedì è un documentario che parla di un ragazzo nigeriano 8 anni dopo il suo sbarco qui in Italia. E sfortunatamente la sua storia, la sua vita di estrema attualità qui in Italia, e spero che lo apprezzerete qui all'Orvieto Cinema Fest. Black è un corto d'animazione che parla di un producer di musica elettronica che si trova alle prese con un blackout. Dare un pochettino più di visibilità a quello che è un disastro ambientale che sta avvenendo appunto in Augusta, dove è presente l'area petrolchimica più grande d'Europa. Speriamo che il documentario abbia il risalto che merita e la visibilità che merita, visto l'argomento. L'idea di raccontare due facce, due modi diversi della solitudine, e di far capire allo spettatore che tutto sommato anche quello che ci sembra apparentemente folle non è così tanto distante da noi. Volevamo diciamo raccontare l'adolescenza, quindi tematiche tipiche adolescenziali come la ricerca della propria identità, la scoperta della sessualità, ma volevamo farlo in una maniera contemporanea, quindi descrivendo comunque la relazione che gli adolescenti hanno con la propria immagine oggi. Mi sembra destinato a crescere tanto. Auguro il meglio a questo festival. Grazie a voi, a nome della città. Come dicevo prima, è facile riconoscere le belle iniziative, perché quando ci sono le belle idee, le belle persone che le promuovono, diciamo che diventa doveroso da parte di un'amministrazione dare tutto il supporto che è possibile. Ci abbiamo creduto e raccogliamo i primi risultati. Io con la mente già sto alla prossima edizione, ve lo dico. Quindi, ciao! Pronti per la seconda edizione? Di Orvieto Cinema Fest.